L'11 settembre sono stati chiamati i pompieri perché si evidenziava la caduta del cornicione esterno. I pompieri hanno fatto il loro lavoro, quindi rotto le parti esterne che erano pericolanti, poi si sono affacciati all'interno del portone e hanno notato una cosa evidente da 30 anni, un cartongesso che copriva il tetto della parte interna del portone e della scala, che era tutto lesionato e cadente. Premetto che questa situazione noi l'avevamo attenzionata a chi di dovere, al comune, più volte, ma non avevano fatto nulla. I pompieri in quella serata hanno notato quanto fosse pericoloso per gli abitanti di questa scala, di questo condominio, quindi vivere e passare all'interno delle scale, perché da un momento all'altro poteva cadere. Infatti, nel momento in cui hanno leggermente toccato il tetto, il cartongesso è caduto. Quindi stiamo parlando della parte interna alla scala, perché le tegole sovrastanti sono abbastanza sane. Però questo ci porta a che cosa adesso? Una stagione invernale, un freddo, l'umidità, la pioggia che cade all'interno della scala. Quindi questo lavoro che potrebbe essere, ci avevano promesso che sarebbe stato fatto nel giro di poco tempo, invece questo non è avvenuto. La settimana prossima veniamo, non è stato così, doveva essere fatto subito. La sera dell'11 settembre ci avevano addirittura consigliato di lasciare le abitazioni. E allora, il funzionario dei pompieri ci aveva detto di lasciare le abitazioni, poi è intervenuto il comune e i tecnici del comune ri hanno rivalutato tutto. Dicendoci di stare tranquilli che avrebbero riparato poi a breve il tetto. Però no, sono passati 2 mesi e adesso per fortuna diciamo la stagione invernale ancora non è iniziata. Doveva venire il sindaco non è venuto, doveva venire il suo vice sindaco Brunetti e neanche è venuto quella sera stessa o successivamente. Poi ci sono state le festività cittadine in onore della Madonna della Consolazione, quindi ci aspettavamo un ritardo ma non a questo punto. Quindi a questo punto cosa chiedete? Che vengono fatti i lavori di ripristino della scala e in breve tempo. Ci è stato detto che occorre avere la somma di denaro per pagare gli operai, per il materiale, ma non credo che un comune possa ancora dire una cosa del genere, cioè aspettare quanto per un lavoro che potrebbe essere fatto in breve tempo. Solo il controsoffitto per stare per una sicurezza e vivere degnamente. Poi tutti gli altri lavori che dovrebbe fare il comune non possiamo adesso elencarli né pretenderli, ma siamo locatari, paghiamo annualmente, non si può rimanere con il tetto in queste condizioni, non è neanche dignitoso.